ci eravamo lasciati così. Oh! Nella primissima parte di stagione abbiamo potuto assistere alla primissima fase del campionato che ci ha permesso di accedere al torneo in Croazia, qualificandoci come terzi in classifica. In questa seconda fase di campionato andremo a giocarci la qualificazione al torneo più importante di Bologna. Riusciranno i ragazzi a raggiungere questo obiettivo? Beh, andiamolo a scoprire. È un passaggio, vengo incontro, bravissimo, mando, passaggio dentro. Io una volta che mando, non faccio i fatti miei qua e guardo loro che fanno il gol. Vado verso la porta, perché l'obiettivo è, se il cross viene sbagliato o la Sofi decide di crossare a rimorchio, ci sono io. Siamo? Dai, via. Sì. Vinci il pallone. Bella! Bravi! Brava Ale! Sì! 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 Bene! Metti Ale! Sì! Sì! Vai contro! Sì! Bene! Sì! Sì! Manda! Sì! Metti dentro! A rimorchio! Sì! Sì! Appoggio! Mando! Sì! A prendere il pallone! Forza! Sì! Bene! Bravo Marci! Sì! 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 Manda! Sì! Metti! Sì! Bella! Bravo! Va bene! Via! Sì! Sì! Manda! Sei entrato Peter! Dai! Forti forte! Sì! Dai che ci arrivi! Questa è buona! Bravo! Va bene! Se ancora non vi è chiaro, la domenica o il sabato gioca chi mette voglia e impegno. Quindi se c'è qualcuno che magari la domenica o la sabato vede che fa meno minutaggio, non gioca, perché noi giustamente guardiamo chi viene agli allenamenti e chi si impegna agli allenamenti, perché si premia qua il merito, non uno che viene all'allenamento fa tanto devo venire perché i miei mi hanno iscritto quindi devo fare queste 2 ore, e poi la domenica ti rimane male se non gioca o se sta giù, perché ricordate, è per voi, non è per noi. È nei giorni in cui si è in difficoltà che si vede chi vuole arrivare e chi no. A inizio anno penso che Ciculli neanche sua mamma lo guardava in faccia. Adesso è quasi un giocatore, è quasi alla pari di Amici. Braccia coordinate, saltate più che potete, 8, non piegare le ginocchia, Tiago. Ok, recupera. Appena terra il Tiago deve ripartire. Il piede fa da molla. Molla. Mi senali, cucciolo! Anche. Pronti? Infatti non stringetemi troppo forte che sennò sparo aria. Vai, abbraccio, vai. Non troppo forte. Sono mangiati i pomodori che non posso mangiare. Via! Pizza! Ah, Marcello! Fai blu? Pronti? Via! No, parti bene! Via! 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 Cristian, usate anche l'astuzia, potete usare le braccia, ok? Via! Via! No, no, fermi, Tiago, non la prendi. Dai, chiudo, dai! Fino alla fine, dai! Bravo, Peter, vai! Vai Manu, vai! Dai! Dai Tiago, resisti! Dai! Vai Diego, vai! Vai Diego, dai! Piano! Nope! Fatto? Molto comodo, letto buono! È un buon somaro! Un buon letto, Chi è più veloce e più lento? Un giro! Andato e ritorno? Oh, Peter! Andato e ritorno? Se vai Cristian! Controlla che toccano la riga! Chi vince secondo te? Chi vince secondo me? Allora, o Peter o Marcello? Al fischio, Chi ruba non può vincere, è tutto registrato! Dai! La riga torna lì dietro!
cavallino, dai cavallino. Merda, Marci. Vai, Marci, vai. Marci, vai. Vai, anche tu, Lonchi. Vedi. No, ha vinto, ha vinto. No, lo so, ha portato le tupite, lo Marci. Marci non me l'aspettavo. Sì, com'è andato l'allenamento? Bene. Qualche commento a caldo? È un bel allenamento. È un buon allenamento, addirittura così con la mano davanti. Sì. Come va, Giuse, a posto? Sei in forma? Bravo. Allora ragazzi, ci siamo, eh. Oggi andiamo a recuperare una partita che dovevamo giocare un bel po' di settimane fa. Non cambia niente perché bisogna fare bene. Oggi siamo un po' decimati, però dovete giocare per chi oggi purtroppo non può essere qua. Quindi i compagni che oggi non possono essere qua, voi dovete giocare al posto loro. Bisogna correre tanto, darci tanto e giocare da squadra. Veloci in testa. Secondo me di là sono pronti, di là hanno voglia, quindi anche noi dobbiamo metterci voglia, ok? Giochiamo quando possiamo giocare, personalità, e calciamo in porta e darci, ok? Ci siamo? Questa sfida tra il Persiceto e l'Enjoy di Off Samuel, questa volta siamo con i suoi piccoli campioni, 4 mini tempi da 20 minuti, si parte subito con il tiro del Persiceto. Attenzione, salta un uomo, il pallone all'interno dell'area di rigore, parte il tiro e la rete, Persiceto in vantaggio. Off Samuel con il mister in seconda. Di pressione, bravo. Attenzione, contropiede per l'Enjoy con il numero 9. Parte il tiro in diagonale, la parata del portiere con la bodycam all'interno del campo. Poi l'assist per il numero 7 e la rete. Il gol di Paolo, l'assist del capitano. E Paolo con un lob beffa il portiere, 1-1. Bravo. Prova a imbastire un'azione il Persiceto, ma viene chiuso dall'Enjoy. Ancora il Persiceto che recupera palla, ottimo scambio in 1-2, però ancora il capitano dell'Enjoy che recupera il pallone, entra all'interno del campo, il pallone in profondità, pallone che però si perde sul fondo. Calma, marca dentro, Paolo, non va via, non ti salta, sì. Cerca un doppio passo con la finta, il pallone per l'autore del gol numero 11, ma bravissimo Peter, che parte in transizione, Peter, poi chiuso in rimessa laterale. Ancora il pallone per il Persiceto in fase offensiva, al numero 11, buono il dribbling, si libera per il tiro, al palo, che dice di no all'attaccante del Persiceto. Qui ancora un giro palla molto ben fatto e bravissimo Peter che salta due uomini con un dribbling e poi prova un tiro piuttosto velitario. Qui ancora Peter che recupera il pallone, parte il tiro da parte del numero 10, ottima risposta da parte del portiere del Persiceto. Ancora l'Enjoy con un ottimo dribbling, parte il cross, il colpo di tacco di Peter a Frighe che però finisce sul fondo. Finisce qui quindi la prima sfida delle quattro in parità, un punto a testa. Ancora Peter che salta l'uomo e calcio di punizione con il tiro che però finisce sul fondo. E ottimo ancora la chiusura da parte del numero 6, il nostro capitano Giulio Roccetti. Ancora Giulio sulla tre quarti, prova l'assist verso Paolino. Ancora Scala sul fondo, parte il cross all'indietro, bellissimo il tiro di Peter. Ora sali,
ancora benissimo l'Enjoy che sta facendo un ottimo calcio. Sicuramente ottimo il lavoro da parte dei due mister dell'Enjoy. Ancora il nostro Scala, pallone per Marcello, lancio poi lungo, però si perde sul fondo. Il pallone per l'Enjoy, attenzione, è un'occasione importante, il tiro e la parata, ci ha provato Marcello. Siamo intanto entrati nel terzo tempo. Ottima la giocata di Tiago, pallone in rimessa laterale, attenzione, un gesto da parte di Tiago che cerca di fare la furbata, tira il pallone contro il suo avversario per poterlo riavere in gioco. La garra di Tiago. Ancora il pallone per Marcello verso Diego, parte il cross da parte di Diego, la parata ottima del portiere. Attenzione ancora Tiago che lotta in mezzo al campo, veramente un guerriero. Il gol del Persiceto con un tiro da fuori. Qui un tunnel ai danni del numero 4 Ambrosini, ancora il cross sul secondo palo e il numero 10 non riesce a concludere, però Persiceto ancora in attacco, ancora alla ricerca del raddoppio. Qui ottima la giocata, qui ottimo il tiro e qui devo dire un ottimo gol con un'ottima azione da parte del Persiceto con il numero 8, veramente un gol di pregevole fattura. Scala dentro per il numero 21 Sant'Antonio, la chiusura ancora Sant'Antonio che poi perde palla, cerca di recuperarla in contrasto, vediamo se Giulio riesce a recuperarla, infatti ce la fa, però poi la riperde nuovamente e parte il contropiede del Persiceto, chiusura da parte di Ambrosini. Finisce qui dunque il terzo tempo, 2-0 il risultato del mini tempo, 2-1 quindi sulle tre sfide, e quindi siamo dentro la quarta sfida in questa sfida appunto tra Persiceto ed Enjoy dell'ultimo anno degli esordienti. Ancora e la rete poi del Persiceto con un altro tiro da fuori. Attenzione, attenzione, deve assolutamente vincere l'Enjoy per poter pareggiare questa sfida. Intanto è entrata anche Sofia, va bene, anche angolo, che con questa rimessa laterale cerca il bomber Diego che se ne va. Attenzione, c'è un contrasto qui, probabilmente un fallo da parte del numero 3. Batte subito infatti Peter per il numero 9 Diego, ottima la diagonale difensiva da parte del difensore del Persiceto che recupera palla e recupera palla con un fallo subito, ottima giocata difensiva. Dai Giulio! Peter, un dribbling, cerca il passaggio per il numero 9, il bomber, parte il tiro e che parata! Da parte del portiere del Persiceto, il bomber Diego ha cercato con un tiro velenoso ancora. Bravissimo Diego, con un tiro da fuori veramente importante. Ora Peter che con il suo fisico e la sua tecnica deve dare un po' di verba a questa squadra. Ora Diego all'interno dell'area di rigore, cerca di rientrare sul destro. Chiusura da parte del capitano numero 4 del Persiceto, poi il tiro. Sempre 1-0, mancano 5 minuti. Il pallone per Peter all'interno dell'area di rigore. Peter, poi bravissimo Tiago che recupera un pallone, Diego! Il pareggio dell'Enjoy, adesso basta un gol all'Enjoy per pareggiare il computo delle sfide, delle mini sfide di quest'ultimo anno di esordienti. Vediamo se ce la farà. Squadra che inizia ad essere anche un po' stanche. Scala saluta l'auto di destra, il cross all'interno dell'area di rigore, la chiusura ottima, ma recupera palla Diego, ancora
super aggressivo Diego con il calcio d'angolo per l'Enjoy. Paolino perde palla, la recupera ancora Scala, quindi Peter, salta un uomo in mezzo al campo, bravo Peter. Peter che tiene ancora il pallone, rientra sul mancino, cerca un compagno, non lo trova, adesso sì, apertura larga, il giro palla, poi il lancio di Thiago, la chiusura da parte della difesa ancora del Persiceto, poi ancora Giulio, il capitano, recupera un pallone importantissimo, mancano soltanto 2 minuti, il rilancio di Giulio e la chiusura da parte della difesa, poco tempo a disposizione per trovare il punto della vittoria e del pareggio in generale per l'Enjoy. Qui ottimo il dribbling da parte di Paolino, ottima giocata e l'assist per il nostro numero 10 che però perde il pallone, spazi veramente intasati. Manca 1 minuto, Sofia, ottimo pallone recuperato dal nostro difensore, poi ancora Giulio se ne va, l'assist bellissimo per Diego con la punta, gol d'attaccante vero di Diego, ottima azione da parte dell'Enjoy e ottimo gol da parte di Diego, se non erro il secondo in questa partita, in questa sfida. Qui ancora Sofia bravissima a recuperare in fase difensiva, mancano 50 secondi, l'Enjoy ci può provare ancora una volta, il pallone per Diego, è bellissima la diagonale difensiva, che intensità da parte del numero 8 del Persiceto, calcio d'angolo, ultima azione probabilmente della partita con Paolino, parte il cross e la respinta da parte del portiere, ci sarà probabilmente un altro calcio d'angolo e così è, Paolino, mancano 7 secondi, Paolino, parte il cross, che però si perde sul fondo e finisce qua la sfida. Risultato complessivo 2-2, grandissima intensità, bravissimi ragazzi. Ragazzuoli, si conclude qua quest'altro grandissimo episodio, questa grandissima partita dei ragazzi. È stata una partita giocata alla pari. Direi che invece mi è piaciuto la reazione dei ragazzi. Inizialmente non avevano approcciato nel migliore dei modi, forse perché erano un po' distratti, infatti abbiamo preso gol subito. Si vede che i ragazzi sono entrati in campo, che erano un po' su per le nuvole, però dopo si sono un po' registrati e si è visto tanto. Hanno provato anche a giocare, mi sono piaciuti più che altro la personalità con cui hanno approcciato la gara, hanno cercato di buttare pochi palloni, quindi questo è tutto il lavoro che stanno facendo. A prescindere dal risultato, quello che secondo me è importante è fare sempre un passettino in avanti, quindi noi parliamo spesso di step e se vogliamo vederne uno, per esempio io, dato il campo, direi che è una buona prova. Detto questo, signori, penso che sia stata una bella partita, abbiamo rischiato l'ultimo tempo perché siamo andati sotto, poi dopo i ragazzi hanno recuperato, l'ho detto, non c'era da parlare, non parla tanto signori. Detto questo, signori, ci vediamo un altro grande episodio, mi raccomando, seguiteci, condividete questi video e noi ci vediamo al prossimo video. Da San Giovanni in Persiceto è tutto, ci vediamo un altro episodio, forza Enjoy, let's go!